Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Farmers Life. Come al solito io sono Amorush Vidal, benvenuto in questo nuovissimo video. E in questo video di questo gioco proprio da pazzi. È un gioco da pazzi perché sono tutti pazzi in questo gioco. Ma mi raccomando amici, continuate a supportare questa serie come? Con un bel mi piace, facilissimo, e un commento, perché sapete che io nel gioco mi perdo qualcosa. E di queste cose le andiamo a approfondire in questa puntata, perché mi sono perso qualcosina, ho fatto tante cose buone che mi avete detto anche voi, tante cose che ho capito, ma alcune cose le ho perse. Ma bando alle ciance, andiamo subito in game, mi raccomando. E vi ricordo anche la pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, come la playlist di questa fantastica serie. Andiamo in game. Oh, ed eccoci in game. Allora, sto facendo questa legna da ardere, amici. Allora, tante cose da fare, molte cose da fare, e soprattutto abbiamo visto come nella scorsa puntata in realtà abbiamo fatto un bel po' di cosucce. Ora, qua, quanta legna ho? 182 più questa, 214, non male. Queste me ne danno altre di mele? No. Allora, ho riempito il robo delle mele qua del nostro Fido, che non so sinceramente Fido quanto cosa produce in realtà. Qualcosa produrrà il nostro Fido. L'altra cosa, dove stai andando? Dove? Vieni qua, non farmi perdere tempo. No, vai dentro immediatamente. Dove sei? Pigliamo subito questa qua, stava scappando. Questo l'ho lasciato aperto io. Via, dentro qua. Oh, chiudi qua e andiamo avanti. Questo, ho iniziato a tagliare un sacco di alberi per la missione quella dell'inverno, ovviamente. Vedete che qua dice sempre che il major, cioè il mayor, il sindaco, ha bisogno dei permessi del sindaco, quindi possiamo tagliare solo gli alberi vicino a casa. Ma va bene, allora tagliamo gli alberi, mi recupero un po' di legna, la andiamo a vendere, come andremo a vendere anche fortunatamente i rottami che abbiamo ancora, e così possiamo recuperare un po' di soldi e andiamo a vedere qualcosina. Cosa importantissima, raccogliere anche tutti i ramoscelli. I ramoscelli si possono mettere tranquillamente là dove? Nella cucina, per cucinare, per scaldarci. È lì che ci si scalda? Non lo so. Spero di sì. Le galline spero che non vadano via. Qua abbiamo ulteriori assi. Siamo pieni di assi ovunque. Ok, ci sono i rottami. Anzi, non sono rottami questi. Che cavolo è sta roba? Ah, è il tetto che abbiamo usato nella prima puntata. Qua. Questa è la paglia, forse? No, sono rottami. Ok, sono rottami e sono ultra pesanti. Allora, bisogna prendere il mangime per le galline, assolutissimamente, e anche fare qualcosa per noi, importante. Bene, siamo alla fiera, cioè dove c'è il mercatino. Facciamo il nostro solito giro, vediamo un po'. Allora, facciamo affari, vediamo un attimo, 100%, gliela rubiamo sempre una e ce la mangiamo al volo, vai. Oh, là, così recuperiamo leggermente qualcosa. E anche questo ce lo consumiamo. E il brodo, fantastico. Ora, il tizio qua sicuramente abbiamo 90% rischiosissimo. Il tizio qua. Ok, facciamo affari. Oh, là. Allora, buon tizio, io ho bisogno di tuoi sacchi, però ho solo 18. Quindi, salve, ma torno subito. Prima vado da te. Mi serve recuperare un bel po' di soldini, quindi dammi tutto quello che hai. Ok, adesso... Cosa ci fa qua? Perché c'è Fido qua? Cosa ci fa qua Fido? Perché mi sta cercando Fido? È lui, è Fido. Ma perché? Smetti di guidare. Ma perché ce l'avevo sotto guida? Va bene, comunque facciamo affare. Poveraccio, adesso lo recuperiamo. Lo portiamo a casa tanto. Rubiamolo. Vedete che l'abbiamo rubato. Molto bene. Stavolta ne compriamo qualcuno. Allora, uno l'abbiamo rubato, ci costa 6 l'uno. Io ne comprerei almeno 16, via, 96, ok.
Alla grande. Allora, sì, smetti di guidare. Adesso mi sta dietro, sì. Ok, non andiamo dal tizio lì. Andiamo invece qua. Guardate, fido che ci segue. Perché qua mi avete detto, oiamo, ci sono i proiettili, eccoli qua. Avete ragione, munizioni e fucili sono qua. Solo che è un colpo questo, ce ne serve tanti, ma lo sappiamo. Molto bene, ok, questa è una delle sviste che vi ho detto, che non avevo proprio visto sta roba qua. In effetti c'è le munizioni del fucile, sono io che non le ho viste, anche perché hanno una skin... Eccolo qua, vai dentro qua. Una skin schifosissima, cioè non si capiva assolutissimamente che erano le munizioni. Ok, via. Smetti di guidare. Ok, stai qua, vai a mangiare, che qua è tutto pronto, fido, puoi mangiare tranquillamente. Andiamo qui, abbiamo questo bel mangime. Lo diamo alle galline assolutissimamente, se no muoiono. È qua, perfetto, gli mettiamo tutto. 5 ce ne sta, va bene. Recuperiamo le uova. Recuperiamo le uova. Che sta entrando qua? Proviamo bene qua. Le galline dove sono? Dove sono le galline? Galline, entrate, andate a mangiare là. Recuperiamo anche le altre uova che sono qua dentro. Ma alla grande ne abbiamo 7. La tizia là sarà contenta. Questi qua li mettiamo qua, però, anzi in realtà non qua. Mettiamoli già dentro di là. E poi andiamo subitissimo, raccogliamo un po' della legna che ho tagliato, che ne ho tagliata un bel po'. Avrei potuto fare di più anche, però tant'è, sono le 15:17, vedete come passa in fretta il tempo di sto gioco. Allora, prendiamone un po'. Diciamo 95, sono troppo pesante? No. E ne prendiamo qualcuno in più. 16 altro? 16 sì, ne mettiamo giù una. Vai. Ok, alla grande. A questo punto andiamo in segheria. Gli animali siamo a posto, hanno da mangiare per fortuna. Noi andiamo in segheria, ci giriamo di qua, andiamo dai tizi qua. Ai tizi qua vendiamo la legna lì, facciamo affari. Ti vendo questa legna qua, tutte. E ci dà 770, che è tantissimo. A questo punto andiamo alla fiera. E ci facciamo un altro bel giretto alla fiera. Mi avete detto anche che nella fattoria là... Ah, cavolo, la fiera sta quasi chiudendo. Devo sbrigarmi. Sbrigarmi per la fiera, se no sono cavoli. Allora, volevo andare da questo tizio qua. Questo tizio qua, facciamo affari. Eccolo qua, vediamo un po'. Piede di porco. Che poi qua c'è scritto Grimaldello, ma è un piede di porco. Qua c'è anche il correggiato. Pensate... Puoi sbatterci le spighe, spaccare i denti a chi rompe le scatole. Questo mi sa che fa tipo il fieno. Presumo. Il resto ci abbiamo tutto. Però questo ci manca. Costa 250, ma dobbiamo prenderlo. E andiamo anche dalla tizia qua. Intanto che ore sono? 18:49. Alle 19 forse chiudono i negozi. Non ho idea. Conferma. Il mio dubbio... E per quanto invece riguardano le missioni, tipo queste uova fresche, dobbiamo portarle a lei. Sì, ma dov'è l'indicatore che quante ne vuole? Non si sa. Lui ha una sete pazzesca. Continua. Torniamo alla fattoria. Oh, allora, ho spaccato altra legna. Perfetto, siamo a 304. Io sinceramente non so se bastino. Oppure no, ma va bene uguale. Chiudiamo qua. E allora il personaggio ha fame. Ma fondamentalmente ha fame. Possiamo cucinare qualcosa? Tipo il pesce fritto? No. Perché se... No, veramente polpa di pesce. Che cavolo, è stanco, sì. Polpa di pesce. Forse polpa di pesce... Si deve fare prima qua sul prepara. È un po' filetto di lucio sì. Da un ne ricavare un filetto. Ok, perfetto. Dovremmo ricavare un filetto. Togli, infatti c'è il filetto. Ma adesso che abbiamo il filetto possiamo fare sì, questo sì, possiamo farlo. Allora, direi di accendere. Accendi il fuoco. Non si accende il fuoco. Oh, molto bene. Allora, cucina. Perfetto, pesce fritto, vai.
bel pesce fritto là. Dovremmo andare a pescare ancora, ma purtroppo l'ora è tarda per andare a pescare. Ma comunque ci facciamo questo bel, bellissimo e buonissimo pesce fritto. E dovrebbe placare un po' la fame. Poi domani pensiamo a cosa fare da mangiare. Ci siamo, è quasi pronto. È quasi pronto. Toglilo subito. Olè. Toglilo subito e consuma. Beh, metà dai. Metà è buono. Possiamo andare a dormire. Errors 1, è uscito fuori Errors 1. Non so se avete notato sopra. C'è scritto Errors 1. Non ho idea di che cosa sia. Ma comunque andiamo a dormire. Siamo a dicembre adesso. L'errore è andato via perché ho riavviato sostanzialmente il gioco. Ma va bene così. E guardate qua. C'è la neve. C'è la neve. Non ancora affamato. Vediamo un po' quanto mangia, giusto per capire. Ce n'è dentro ancora 15. Qua le galline. Le galline ce n'è solo una. Ma forse un'altra è già andata. E ovviamente d'inverno le galline non fanno le uova. Questo lo sappiamo. Ah, vi faccio notare una cosa. Guardate, premendo ESC, qua abbiamo aiuto, dove ci viene in aiuto con alcune cose interessanti. Guardate qua sull'alimentazione degli animali. Gli animali troveranno sempre qualcosa da mangiare, quindi non c'è rischio che muoiano di fame. Tuttavia, se vengono alimentati come si deve, ti premiano in molti modi. Le galline fanno più uova, le mucche più latte, persino i cavalli lavoreranno più volentieri. E poi un animale ben nutrito fornisce più carne di uno pelle e ossa. Chiaro, ma qua non spiega ad esempio del maiale, che in teoria ci potrebbe essere d'aiuto. Spero che non sia morto, ma va bene uguale. Ora a questo punto, qua avevamo la nostra cultura che ci siamo dimenticati e purtroppo non c'è più, perché ci siamo dimenticati della cultura e quindi dobbiamo riproporla, ma era comunque un test, dobbiamo farlo molto meglio il campo, questo è sicuro. Qua è ghiacciato l'acqua, sembrerebbe di no. Io quasi quasi, la mattina presto, sapete cosa si fa di solito? Si pesca. Andiamo a pescare. Beh, guardate che bello, sembra un altro gioco così. Però in realtà è sempre lo stesso gioco, ma comunque stiamo attenti alla lenza che tra l'altro non si vede anche qua. Dovrebbe diventare rossa, probabilmente diventa rossa, qualcosa si nota che diventa rossa, ma cioè devi essere proprio avere una vista incredibile per notare che sia rossa questa cavolo di lenza. Comunque io tiro un po' alla volta. Attenzione, tira questo, questo qua tira, deve essere bello grosso, spero. Brontola lo stomaco dalla fame. Amico, stiamo cercando di... Con calma. Eccolo qua. Olè. Vai. E uno, vai. Non ce n'erano di più piccoli? Te pareva. Peschiamone un altro già che ci siamo. Un altro sta arrivando, vai. Un altro mignon. Cioè, sembra che tirano che sono degli squali. In realtà sono dei mignon. Ma va bene, già il secondo. Allora, adesso andiamo a recuperare, andiamo a piedi, perché devo aprire i carri armati e lo possiamo fare con il piede di porco che abbiamo preso, che lui chiama Grimaldello, ma è un piede di porco. E una volta che siamo lì, andiamo anche al mercato. E al mercato, adesso tiriamo magari su qualche rottame così lo vendiamo. Guardate come sta cambiando il tempo. E nel mercato ci compriamo il burro. Cosa che ci serve assolutissimamente, il burro. Molto importante. Ora, i cavoli. Questa qua, la lenza, si potrebbe rompere da un momento all'altro. Tiriamo. Vai. Si nota qualcosa di rosso, si nota. Si noticchia. Ok, alla grande. Sarebbe ora di mangiare qualcosa. Adesso mangiamo, vai. Bello come palla. Va bene. Fa morire sto personaggio qua. Ora tiriamo su ad esempio questo. Là, perfetto, alla grande. Chiudiamo qua e andiamo a piedi. Quanto abbiamo? 30 kg. Sì, dai. Andiamo col piede di porco e cerchiamo di prendere qualche carro armato che troviamo per strada. Oh, primo carro armato. Andiamo dal primo carro armato qua. E lui ha fame. Adesso. Ok, vedete che adesso si apre. Troviamo dentro del gasolio. Ottimo. E poi troviamo dentro una cinghia trapezoidale. Si rompe sempre nel momento meno opportuno, anche se poi, dirla tutta, esiste un momento opportuno per la rottura della cinghia.
credo che siano pezzi, posso immaginare, pezzi per riparare il trattore. Posso immaginare. Là c'è un altro carro armato. Quindi compriamo burro, freghiamo la mela il prima possibile, sperando di riuscire a fregarla, così almeno abbiamo qualcosina da mangiare. E sì, sarebbe ora di me adesso, mangi, non ti preoccupare. Stai tranquillo. Altro carro armatino, altro carro armatino. Vai, qua abbiamo dentro sempre del gasolio, molto bene. Poi abbiamo un tubo di scappamento, ma credo che serva sempre lì, e due bottiglie di vodka, molto utili queste. Oh, andiamo qua, siamo arrivati finalmente alla fiera, sperando che sia tutta aperta, sperando di fregare ancora, ovviamente, la mela. Eccoci qua, da questa parte. Ah, la strada era questa, non si vede manco la strada. Facciamo affari. Allora, rubarlo 100%, vai, l'abbiamo rubato, consumo. Oh, così abbiamo un minimo. Rubarlo 70 è un po' tutto un rischio adesso qua. Allora, lasciamo la tizia là così. Ma va bene. Allora, tu sei a posto. A te ti vendo i rottami. Facciamo affari, ovviamente, e ti do i rottami. Beccati sti rottami. Perfetto, abbiamo 702. I soldi non mancano. Potremmo comprarci. Allora, innanzitutto tu cosa vuoi? Vuoi un'altra bottiglia di vodka? Oh, ciao, te la do. Facciamo affari. Oh, una gallina ci costa 30. L'abbiamo rubata. E adesso prendiamone sotto gli occhi, gliel'abbiamo rubata. Ne compriamo altre due per un totale di 3 galline. Non male. Ora andiamo di qua, lasciamo stare il tizio lì che mena, perché non dobbiamo prendere botte. Andiamo dalla tizia qua. Facciamo affari e... Tu mi dai il burro. Mi dai il burro, che stavolta lo compro tutto. E ci serve, ovviamente, anzi, e hai anche, se non erro, del pane. Pane che costa un fottio. Costa il pane, costa un fottio. Però potrei prendere anche 4 uova. Le abbiamo rubate. Ok, meglio non rischiare più. Abbiamo preso un bel po' di roba. Ora, tu che cavolo vuoi questo qua? Oh? Vuole fare a cazzotti, sono pronto. No, che a cazzotti? Non dobbiamo mica perdere tempo di andare a cazzotti. Guarda la fame, buon uomo. Messa malissimo, via, chiudi qua. Vai, veloce, torniamo di là. Vai, veloce. Forza. Andiamo qua, allora, qua c'è burro, mettiamo altro burro, conferma, mettiamo giù questi, mettiamo giù le uova, alla grande, accendi il fuoco, prenditi, aggiungiamo combustibile, ok, allora potremmo cucinare subito l'uovo sodo, alla grande, l'uovo sodo, quanto ci mette? 14 minuti, possiamo preparare... un filetto, ok, poi possiamo preparare questo, 5 minuti, dobbiamo togliere uno e togliere l'altro, in maniera veloce, dobbiamo essere veloci, allora, togliamo questo, vai, togli e togli, ok, prepariamo l'altro, direi, a questo punto, questo qua, alla grande, adesso ti do da mangiare, stai tranquillo, e togliamo questo. Ok, qua possiamo tranquillamente, vedete, abbiamo 5 filetti, uova sode, consumiamone, guardate, uno, le uova sode danno tantissimo, conviene a questo punto le uova sode. Qua mettiamo questo, molto bene, e direi di liberare le galline a questo punto, ovviamente queste non hanno fatto le uova, ma loro sì, una, come la libero la gallina, così, solleva. No, così la riprendo. Ma come la poso così? Ok. Questa la metto qua. Nella gabbietta. Ok. Solleva. Lascia, F, ok. Lascia e lascia, ok. Abbiamo un bel po' di galline, ma sì. Tanto il mangiare ce l'abbiamo. Qua, mangiare ce l'ha. In realtà possiamo pensare anche a qualcos'altro. Io qua ho ancora 304 di queste. Lui adesso... ha freddo, lui ha chiaramente freddo,
E io immagino che lui si debba scaldare qua. Vediamo, vediamo di capire. Innanzitutto, sì, ha freddo, ma ha anche sete. Parliamo. Egli qualcosa da bere. Bisogna andare a prendere un secchio. Quello sì. E vorrei andarci ora, direi. Ma vorrei capire prima la temperatura. È arrivato il gelo, ok. Innanzitutto chiudiamo la porta. Che ore sono? 14:51. Ma tipo se sto qua, lui migliora. Dov'è il... quello che segna il freddo, la temperatura, è questo? Moralità di Casimiro rappresenta le azioni e le relazioni di Casimiro con gli abitanti. Controlla l'arrivo della terza età. Se l'opzione è abilitata, noi non l'ho abilitata. Non è questo, quindi. Però sì, vedete che è andato via il robo della temperatura. Molto bene. Molto, molto, molto bene. Ora, andiamo qua. Via, 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 via. Andiamo qua, scarichiamo tutta sta roba, totalmente inutile. La vodka potevo scaricarla da un'altra parte, ma questa roba qua, ok, via. Molto bene, chiudiamo qua. Fate le galline, dopo contiamo a vedere se ci sono tutte le galline. Sono anche gli uccelli, cioè, c'è di tutto in sto gioco. Qua è rimasto sta roba qua da tirar su, se riusciamo. Quanto pesiamo? Sì, riusciamo anche un'altra, volendo. Molto bene, più 5, ok. Allora, facciamo in fretta, andiamo alla fattoria di Anna. Perché alla fattoria di Anna mi avete detto che c'è il fieno. O sbaglio? Forse. Fattoria di Anna che però è Tecla, ma va bene. Allora, vediamo un po'. Questo qua è Sunflower, White Melve, semi di pisello, patata, Planter, Violet, semi di cipolla, semi di carota, semi di cavolo, semi di avena, zappa, forcone. No, non c'è. Però c'è il secchio. E lo compriamo. Il secchio ci serve. Ok. Gli brontola lo stomaco. Ma ancora. Mangia, 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 mangia. Mangia, mangia. Alla fiera. Andiamo alla fiera di Zalisa anche. Vai, anche di fiera, andiamo alla fiera, c'è qualcuno, sì, ancora, sì, sperando il tizio non voglia fare a botte. Quindi la prima volta che siamo andati qua è stato lui a venirci incontro, non noi andare da lui. Facciamo affari e ti vendo questo, vai, confermo, ok. Qua c'è un carro armato, ma non so, non credo che sia quello che abbiamo già aperto, questo dovrebbe essere un altro. Penso, e infatti, guardate qua, gasolio. Molto bene, qua abbiamo munizioni per fucile, vedete, comunque anche questo mi era arrivato come aiuto nei commenti. Oh là, abbiamo un bel po' di cose. Ora bisognerebbe tornare a casa, bisognerebbe tornare a casa, ma prima vorrei andare da lui. Facciamo affari. Quanto la vendi la mucca? 2005. E il cavallo da tiro a 5000, ok, il maiale. Anche il suo proprietario, se il capo di questo esemplare, non ci proverà di sicuro. Ok, ci sono due maiali. Perché? Non si sa. Allora, parliamo. Sani e ben nutriti. Ok, va bene. Tu hai bisogno di qualcosa? Posso aiutare? Non so perché, ma ho promesso un cinghiale dei tipi poco raccomandabili. Un cinghiale appena battuto, scuoiato, ben marinato e pronto per lo spiedo. Io sono un pessimo cacciatore e non c'è nessuno che mi possa aiutare. Ok, anche questa è una missione che possiamo fare volendo. Tu? Posso aiutare? Una nuova vita per i rottami. Alcuni guardano con disprezzo ai rottami sparpagliati nella zona, senza offesa. Ma anche la tua fattoria ne è piena. Nera, perché ormai ne ho pulita un bel po'. Guardano e pensano che non siano altro che rifiuti disgustosi. Io invece ci vedo viti, dadi, chiodi, barre, quello che vendiamo tutto. Che problema c'è se sono oggetti usati e a volte richiedono un po' di lavoro? Sono pur sempre materiali edili e sono quasi gratuiti. Se ti capitasse di trovare una discarica a cielo aperto e di raccogliere un po' di rottami, te li comprerei volentieri. Anche i gemelli della segheria comprano rottami, ma fossi in te non mi fiderei di loro. A volte hanno delle idee strane. Per me sono un po' matti. Ok, anche qua bisogna portare rottami, ma rimane il problema del quanti. Chiaro che dovevo portargli dei rottami a lui, ma quanti? Qua si avvicina sempre pericolosamente. Allora, torniamo alla nostra fattoria, assolutissimamente. Oh, là.
Lui ovviamente è stanco. Dai, dai, accenditi. Cioè, accenditi, svegliati un attimo. E andiamo subitissimo a dormire. Olè, nuova giornata, nuova giornata. Sono le 6 del mattino. Allora, alla fine la legna serve qua, fondamentalmente. Ci scaldiamo e possiamo cucinare altre cose. Ora, pesce fritto, vai, padella. E cucina anche qua altro pesce fritto, vai, in padella. Ho due bei pesci fritti. E se non erro, sì, ci vuole un pochettino. Voilà. Ora, qua, andiamo a scaricare la nostra roba, molto importante. E adesso controllo anche quante galline abbiamo, perché cavolo, qua non me la raccontano giusta le galline. Allora, questi ce li teniamo. Il secchio lo possiamo mettere fuori, credo, da qualche parte. La birra, cosa ci facciamo della birra? Qualcuno la... Ma dove l'abbiamo presa la birra? Vediamo un po' le galline quante sono. Sì, ok. Ne abbiamo ben 5. Ce ne stanno altre 2 qua. Senza considerare altre cose che forse possiamo costruire, ma non ne sono sicuro. Ora torniamo in casa velocemente. Qua dovremmo essere quasi pronti, infatti. Cioè, tempismo proprio perfetto. Ma la birra dove cavolo l'ho presa? Chi è che me l'ha data? Allora, togliamo questo. Olè, olè, olè. E togliamo questo, vai. Oh, ci scaldiamo un attimo, che male non fa. Mangiamo, consumiamo qualcosa. Oh, là. E ora, rinfresca e rallegra. Io non so se gli faccia bene qua. Oppure no. Oppure se i furti continuano ad andare bene, oppure necessitano tipo di regali. Cioè, con regali. Regali. Non lo so. Quello che so è che forse, e dico forse, possiamo pensare... togli la cenere. Potrei mettere questa cenere in un secchio e usarla come fertilizzante. Ottima cosa. Sì, ma dove l'ha messa? Per raccogli la cenere, ma non c'è. Cioè, non c'è la cenere. Cioè, raccogli la cenere, ma non si sa dove metta la cenere. Ma va bene. Qua c'è porta dell'acqua, vorrei provare anche questo, visto che non l'ho mai provato. Vorrei assolutissimamente provarlo. L'abbiamo visto durante l'incendio sta cosa qua, cioè mettere il secchio fuori. Tipo qua. Prenderlo in mano con USA e fare così. Dovrebbe riempire il secchio in teoria di acqua. E infatti è così, alla grande. Il secchio riempito di acqua qua... lo possiamo mettere dentro qua, credo. No, non sì, magari se lo metto... No, calmo. Apri qua, ok, dobbiamo metterlo qua. 9. Perfetto, alla grande. Ma alla grande, abbiamo un secchio... Oh, guardate le galline che escono. Perciò è fantastico, fantastico. Mettiamo qua il secchio. Ok, andiamo a bere. Che ci serve bere anche perché siamo messi male. Oh, allora direi che sta andando avanti tutto bene. Loro qua hanno da mangiare. Di qua pure, ma comunque abbiamo un po' di... Uno, da tanto. Però abbiamo un po' di... da darglielo. Vorrei capire un po' la storia delle missioni. Quindi se qualcuno magari le ha fatte, se mi può illuminare sulla storia delle missioni, io lo ringrazio perché sinceramente non ci ho capito una mazza delle missioni. Come funziona, ci ho capito veramente una mazza. Non c'è un indicatore fino a quanto devo portargli le cose. Questo è il mio dilemma. Intanto hanno fatto le uova e sono veramente tante le uova. Raccogli le uova. Ok, compito eseguito. Stiamo parlando di missioni e cavolo, me l'ha segnato, fatto uova fresche. Ok, quindi se mandiamo Casimiro là forse a portare le uova, andiamo alla fattoria. Ah cavolo, potevo raccogliere un po' di materiale schifoso, di rottami, ma comunque lo faremo. Guardate, là c'è un cerbiatto, un cervo. Ricordiamoci che dobbiamo cacciare, eh? E dobbiamo fare botte anche con sto tizio qua. E nel clou vuole fare a cazzotti, questo si avvicina sempre. Allora, facciamo affari. Gli diamo 20 uova, conferma, ci dà 100... Ma la missione c'è ancora. Uova fresche. Forse le riduce la gente, compra e si lamenta. A volte gli...
Io te l'ho portate, cioè non capisco sta storia delle missioni, veramente. Comunque amici, direi che per questa puntata è tutto. Andiamo avanti da qua, mi raccomando, sotto con mi piace, supportate questa serie, e sotto anche con commenti datemi una mano, che vediamo di capire un po' il gioco assieme. Quindi vi ricordo anche la pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa pazzoide avventura con questo Casimiro eccezionale. Da Amoris è tutto e ci vediamo al prossimo futuro video. Ciao a tutti!